brutto tempo, è brutto tempo, piove. Che fare? Mandala, poi vedi tu dove la vuoi mandare. Però mi hanno detto che rilassa molto colorare un mandala o mandala. Mandala. Io penso che si dice mandala. E quindi eccolo qua. Adesso se per caso sbagliamo. Proveremo a colorare questo mandala e poi vedremo pure a chi manderemo. Ok, beh, certamente ho dovuto prendere un po' di colori. Ora apriamo. E dicono che rilassa molto, serve a tante cose. Se andate su internet vedrete che serve a molte cose. Io non sapevo niente del mandala o del mandala. Ma si metteranno così. Ebbene, iniziamo. Dipende anche molto, dicono, dai colori che si usano. E poi vedremo che fine fa questo mandala. Beh, rilassa, rilassa, rilassa. Io mi rilasso di più su una spiaggia, sinceramente. Per chi è stressato e sta nel traffico e sta tutto stressato del lavoro, sicuramente se si prende un momento di pausa del genere si rilassa. Anche perché bisogna stare attenti. Vi consiglio di colorare prima i bordi e poi l'interno. Secondo me ci vuole un po' di musica. E quindi e ora che si fa? Allora, per chi è stressato sicuramente fa bene. Io non sono molto stressato, sono abbastanza tranquillo, anche perché faccio una vita che mi piace fare, sono libero, ho tempo. Però per chi è stressato secondo me si rilassa molto.
È bellino, è molto carino. Immagina che i tibetani lo fanno con la sabbia, con i pennarelli ci è voluto un po' di tempo, con la sabbia mi immagino. E poi alla fine di tutto questo, il mandala, che si fa quando si fa una cosa così carina? Si fa così, guarda. Si distrugge. Si distrugge perché non devi essere attaccato alle cose materiali. A me sinceramente mi è dispiaciuto un po' anche perché non sono mai stato attaccato alle cose materiali, però dicono che fa bene e quindi distrutto. Ora però è ora di cena e quindi si finisce di cucinare e si mangia. Ok, pronto, mantecato e dobbiamo solo metterlo nel piatto. È andata. Ciao a tutti, buon appetito.